Cari amici, cari nostri telespettatori, rieccoci al nostro consueto appuntamento dell'altra voce. Stiamo trattando, ed è questa la seconda trasmissione di questa puntata di sei, sei trasmissioni che saranno dedicate agli argomenti, all'argomento che sto per citarvi, e riguardano la terminologia biblica, concetti di teologia popolare. Speriamo di aver già eh, suscitato un interesse nella, con la passata trasmissione, ci rivolgiamo adesso a quelli che magari non l'hanno vista, non hanno partecipato, perché intendiamo con questa serie di altre cinque trasmissioni, inclusa questa, di portare a livello popolare eh, una spiegazione semplice dei concetti che sono oggetti di teologia, sono oggetti di studio profondo. Ma di portarla a livello popolare affinché ci possa essere una maggiore comprensione, ma soprattutto anche un maggiore, eh, maggiore interesse per quello che concerne le Sacre Scritture, la Bibbia, la Parola di Dio. E quindi continueremo oggi anche su questa linea. E mentre, eh, prima di introdurci con le solite domande, voglio presentarvi i pastori, i servitori che saranno qui con me. Sulla mia sinistra c'è il pastore Paolo Malerba, il pastore Antonio Romeo e il pastore Michele Romeo. Come vedete non hanno un aspetto da professori arcigni, piuttosto, vedete, sono sorridenti, no? In genere i personaggi, i personaggi di un certo peso sono tutti quanti seri, seri, seri. No, noi ci sentiamo non personaggi, noi siamo delle persone che vogliamo servire altre persone. E detto questo, ritorniamo a quello che è l'argomentazione, la, diciamo, questa terminologia, questi concetti. E parliamo un po', facciamo la prima domanda di qualcosa che riguarda la confusione di tanti secoli fa, che sembra che poi questa confusione si sia, eh, si sia un'altra volta riproponendo in maniera diversa. E parliamo un pochino, parleremo brevemente della torre di Babel. Al pastore Paolo di raccontarci qualcosa, qualche riflessione eh, così alla spicciola su quello che è stata, che fu la torre di Babele, simbolo della confusione. Sì, Babele di fatti è sinonimo di confusione. Questo è, avviene dopo il diluvio. Eh, sappiamo tutti la storia del diluvio, rimangono soltanto otto persone che si salvano da questo giudizio che viene sulla terra da parte di Dio. Quindi Noè con i suoi figli. E Dio eh, ripropone di nuovo a questi scampati dal diluvio. Lo leggo un attimo nel capitolo 9 di, Gen di Genesi: di ripropone loro di nuovo di espandersi sulla terra e di moltiplicarsi. Però eh, questi non lo fanno, difatti, noi leggiamo. Dice voi dunque, siate fruttiferi e moltiplicatevi, crescete grandemente sulla terra e moltiplicate in essa. Però più avanti vediamo che disubbidiscono a questo ordine di Dio e gli uomini cercano di rimanere nello stesso posto e, e mettere in evidenza la loro intelligenza, la loro forza cercando di arrivare fino al cielo. In effetti un innalzamento eh, con il desiderio di eh, voler fare di propria volontà e quindi di rimanere nello stesso luogo, in quanto fra l'altro parlavano anche la stessa lingua. E questo non era ovviamente nel piano di Dio. Quindi Dio dovette eh, entrare in merito a quanto stavano facendo, secondo la scrittura, come noi eh, leggiamo, e dovette disperderli. Per disperderli fece in modo che eh, ogni gruppo parlasse una lingua diversa e quindi non si comprendessero, per cui tutte le famiglie che avevano la stessa lingua cercarono di unirsi e di andare nei vari luoghi. Tutto questo, naturalmente, è un insegnamento, è una, è una realtà, è il racconto veramente parla di qualcosa che è accaduto, ma nello stesso tempo tutto ciò che viene raccontato nella Bibbia ha un senso, ha un messaggio, è un messaggio spirituale, un messaggio che viene dato all'uomo per far comprendere qual è la volontà di Dio e come l'uomo è sempre pronto purtroppo a trasgredire a questa volontà, come l'uomo è sempre pronto a non mettersi fiducioso nelle mani di Dio e fare ciò che Dio vuole. Dio aveva detto moltiplicatevi. Eh, crescete, riempite la terra. Ma questi eh, ritendero che era più comodo rimanere insieme e fare qualche cosa di, che potesse dare loro, diciamo, gloria, onore. Eh, non era certo nel piano di Dio. Questo ancora oggi si riflette eh, nel, nel cuore di tanti uomini quando vogliono avere la supremazia, vogliono contrastare Dio pensando di poter magari vivere per sempre su questa terra, dimenticando in effetti che la, che la vita è, è breve, che non si può vivere in eterno e che l'uomo. L'unica cosa buona che può ricevere su questo, in questo mondo è la salvezza, è la conoscenza di Dio ed è soprattutto poggiarsi su Dio, avere fiducia in Dio e fare ciò che Dio desidera, perché questo è il bene dell'uomo e anche nella punizione vediamo l'amore di Dio, perché poi la conoscenza del, della scienza attuale sappiamo che una torre che arriva al cielo e arrivata a una certa quota crea dei problemi di mancanza di ossigeno, di tante altre realtà, quindi anche nella punizione si dimostra l'amore di Dio. Detto questo, parliamo a volte di sacrificio, la scrittura parla di sacrificio e eh, vogliamo che il pastore Antonio ci dica qualcosa circa il sacrificio in senso biblico. Sì, in senso comune questa parola vuol dire a chi l'ascolta comunemente, ogni giorno sembra che il sacrificio di andare al lavoro, la mattina sia sì, un sacrificio, ma non è di questo che parliamo, ma il valore. Del sacrificio che, di cui vogliamo parlare come cristiani biblici è qualcosa di molto più importante. Innanzitutto, il sacrificio è quel tipico atto o eh, elemento di ogni cultura religiosa che, eh, che faceva parte di un'offerta delle un, varie culture di cui si sacrificava agli dei, a qualche eh, idolo eh, per calmare la loro ira secondo la cultura pagana, eh, ma per quel che riguarda il carattere della nostra trasmissione e del tema in oggetto, noi vogliamo parlare di quel qualcosa di più eccellente, limitatamente anche al tempo, dicendo alcune cose. Il primo a offrire un sacrificio, a fare un sacrificio di riparazione è stato Dio, quando ha dovuto sacrificare eh, un animale per coprire la nudità di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, è lì che prende l'origine della vittima sacrificale e per riparare qualcosa e poi arriveremo a, a, a dire quello che è importante in questa trasmissione. Più avanti è, è, offre, è Abele che sacrifica eh, i primogeniti del suo gregge come un dono, un'offerta. A Dio di gratitudine a Dio. Poi più avanti eh, abbiamo incominciamo ad entrare nella figura vera del sacrificio biblico. Quando Dio deve liberare il suo popolo dall'Egitto e ordina a Mosè di eh, indicare al suo popolo, di dare ordine al suo popolo di ammazzare un agnello, eh, e col sangue di questo agnello doveva. Dovevano tutti gli Israeliti eh, segnare le proprie abitazioni, le proprie case, affinché l'angelo distruttore, che doveva distruggere tutti i primogeniti, quel sangue li metteva al riparo dal giudizio di Dio che si abbatteva eh, in Egitto verso il faraone disubbidiente. Più avanti i sacrifici fanno parte del, del culto, della liturgia del culto culto ebraico del, del popolo di Dio. Una volta stabilito in Canaan nella terra promessa, Dio dà la legge, dà ordini e tra i tanti sacrifici di offerte riguardando alle primizie della cultura, del vino, dell'olio, della farina, degli animali, Dio ordina anche un sacrificio per il peccato. E che cosa consisteva? Che quando un uomo commetteva un peccato si portava un, agnello, una, un animale un primogenito senza difetto, un animale primogenito senza difetto al sommo sacerdote e questo veniva, uh, doveva immolato, fare immolato, doveva anche fare una cerimonia, doveva mettere le mani su quest'animale, il peccatore, così trasferiva il, il, capo proprio, espiatore. il capo espiatore, Trasferiva il proprio peccato a quest'animale e quest'animale si sostituiva a lui. E arriviamo, per questione di tempo, a quello che invece vogliamo... Trasferire ai nostri telespettatori che rimanga veramente l'essenza di questa parola sacrificio. Paolo è colui che interpreta in un modo eccellente il, eh, la cultura giudeoco-cristiana nel vero sacrificio, dicendo ai corinti: Cristo è la nostra Pasqua. Ecco, la Pasqua ebraica, il cerimoniale di quell'agnello che le aveva liberate dall'Egitto diventa la figura, il Cristo che è per noi, per i cristiani, non più legati alla cultura ebraica, al rito ebraico, ma Cristo diventa il nostro liberatore o meglio colui che ha preso il nostro posto, colui che è venuto per liberarci non dall'Egitto ma dal peccato e assumendo su di sé il carico dei peccati di tutta l'umanità e portandoli sulla croce. Ecco che ciò, quando Giovanni Battista dice al Giordano, incontrando Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sta parlando a degli ebrei che sapevano bene il valore del sacrificio, dell'agnello che si sacrifica. Ma per noi oggi è importante conoscere che Gesù si è sostituito a noi perché su di noi, a causa del peccato, c'era... Il giudizio di Dio la condanna eterna e Cristo l'ha presa al nostro posto. E lui si è fatto capro espiatorio, è preso il nostro peccato e l'ha crocifisso alla croce. E lo ha fatto come un'offerta d'amore. E concludo con questa straordinaria espressione di Paolo agli Efesini che dice così, Cristo ci ha amati. Dunque il sacrificio di Cristo non è stato nel senso sacrificale come intendiamo noi come qualcosa di, che è stato subito a sforzo, no, Cristo ci ha amati, lui l'ha fatto per amore questa offerta e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odorso avro. Dunque il sacrificio di Gesù è stato accettato da Dio come qualcosa di eccellente per la salvezza dell'uomo. E un altro, un, un, due nomi. Vediamo il pastore Michele cosa ci dirà, cosa ci potrà dire. Beh, anche voi però siete a conoscenza sicuramente di questi nomi: Sodoma e Gomorra. È, è, è importante eh, comprendere come voi stessi, stessi potete ben comprendere come alcuni fatti della Bibbia, ecco, di migliaia e migliaia di anni fa. Sono ancora oggi di facile comprensione. Ecco, quando parliamo di Caino, Abele, eh, la Torre di Babele, forse non tanto come quello che il fatto di Sodomo Gomorra. Comunque sono fatti che sono successi e che la Bibbia ci dichiara nel libro della Genesi che noi ricordiamo che voi stessi ricordate a distanza di migliaia di anni. Perché? Perché sono fatti che hanno segnato talmente eh, la storia dell'umanità che restano incancellabili in nel corso dei secoli. Bene, Sodoma e Gomorra eh, sappiamo nella storia biblica ecco, di queste due cittadine che si trovavano vicino dove eh, la scrittura dice che la malvagità era grande e poi in questa sorta di malvagità si manifestava attraverso un peccato molto comune ancora oggi, ecco, una specie di peccato comune purtroppo viene detto sodomito, ecco sodomismo, per cui ricorda quello che fu già agli antipodi della storia e che accomuna tristemente a questa storia biblica. La parola di Dio ci dice che il peccato Dio lo tollera fino a un certo punto, però quando supera la misura. Ecco, il Dio d'amore che noi conosciamo, il Dio meraviglioso a cui possiamo rivolgerci e che ci dà sempre delle opportunità, però è anche un Dio giusto che giudica ed è veramente pericoloso cadere nel suo giudizio. E queste due città furono distrutte proprio perché la loro malvagità arriva al cospetto di Dio in una maniera così incredibile. Ecco, prevarica, arriva al colmo, per cui non c'è più possibilità per queste persone così avvezze al peccato e al distacco da Dio, perché il peccato crea separazione tra Dio e l'uomo, al punto da non ascoltare più niente, più nessuna voce al richiamo e alla conversione, per cui non c'è altro da fare, siccome Dio non può sopportare... Il peccato e la malvagità, se l'uomo non si ravveda, allora cade sotto il suo giudizio. E così Sodoma e Gomorra verranno distrutte dal fuoco, saranno distrutte per la loro malvagità, non perché Dio è cattivo, ma perché la loro malvagità determina questo giudizio e saranno seppellite ecco, nel, eh, nella storia. Si dice che si trovano sotto il Mar Morto queste due città eh, seppellite dalla storia e rese note ecco, a motivo del loro peccato, della loro nefandezza e della loro malvagità. Segno che ancora oggi, purtroppo in cui stiamo, non so a che limite nei confronti di Dio, questo ci ricorda che è buono cercare Dio, ravvedersi, perché altrimenti il giudizio anche oggi potrebbe essere tremendo. E ancora, eh, molte volte andiamo a parlare delle tribù di Israele. Eh, Al pastore Antonio Romeo chiediamo di dirci cosa erano queste tribù di Israele. Eh, la storia delle tribù di Israele ha origine in Egitto, quando Giacobbe scende con i suoi figli, e i nipoti sono una settantina di persone, ci dice la scrittura, e che eh, di lì poi scendono per la carestia eh, e lì sopravvivono alla carestia e si stabiliscono in Egitto e lì inizia la storia. E poi nel prosieguo, come abbiamo già detto anticipatamente prima, nella domanda di prima, beh, Dio libera il suo popolo dopo alcuni anni, tanti anni dove si è formato ormai un grande popolo e lì gli promette una terra promessa e lì li caccia, tira fuori dall'Egitto e per conquistare questa terra avranno della vicissitudine, arriveranno in questa terra promessa e durante anche 40 anni di vicissitudine del deserto dove saranno anche eh, una certa sorta di organizzazione di pellegrinaggio, perché essendo una moltitudine numerosa, si parla addirittura di 6 milioni di persone, e eh, devono essere suddivise in famiglie e in tribù, si chiamavano allora, in tribù, e prendono nome proprio dai, dai figli di Giacobbe, queste tribù, dai 12 figli che ha Giacobbe, e avranno una sistemazione anche logistica durante i vari accampamenti nel deserto, ognuno si metterà con la propria tribù ad ovest, ad est, a nord, a sud, per avere una certa organizzazione per tante persone che è giusto che ci sia, e poi arriveranno a conquistare la terra promessa e avranno anche una spartizione del territorio in base alle loro, al nome di ogni tribù e prenderanno possesso, i confini diventeranno quasi come delle regioni in questa terra. Eh, conquistata la terra di Canaan e si insederanno lì tribù per tribù, eh, famiglia per famiglia o clan per clan e vivranno la loro storia come popolo di Israele. E ci piace, in conclusione, ricordare che è dalla tribù di Giuda dove poi verrà, eh, verrà la radice di tutti gli eventi della storia di questo popolo. Avrà un privilegio speciale questa tribù di Giuda in quanto verranno il re Davide e poi più avanti nascerà Gesù come uomo, come era. i profeti promettono nelle varie vicende di Israele e dalla tribù di Giuda nascerà il Messia. Bene, e abbiamo fatto una rapida carrellata. adesso è il tempo di accostarci un pochino al secondo libro della Bibbia in ordine cronologico relativo quindi all'Antico Testamento. E al pastore Paolo gli chiediamo Esodo. Beh, avviate il libro, cosa significa? Oh, è per il pastore Michele? La rivolgiamo al pastore Michele. Esodo credo che ormai sia anche questo un termine molto conosciuto, purtroppo tristemente conosciuto nei momenti in cui ci sono delle guerre, ci sono... Persone in cerca di un rifugio, ecco, che escono da un pericolo per trovare in cerca di una libertà, di una serenità. Come agosto, come agosto è in un altro pericolo. Beh, quello è un altro tipo di esodo: lì si, si, <ride> si esce per andare a divertirsi, poi non so fino a, che quando, punto. fino a che punto e come si ritorna. Perché molto spesso eh, dice che c'è la sindrome, poi dopo, del, dopo eh, festività, insomma, veramente la pace. Nel mondo è difficile, la serenità è difficile, e dunque, troviamo ecco, questa, eh, che è un libro indubbiamente, ma è soprattutto ecco, questa storia che già accennava prima il pastore Antonio di quando il popolo eh, ebreo dopo. 400 e passa anni di permanenza in Egitto, ecco diventa lì schiavo, soggetto a quel popolo e poi Dio lo libera attraverso Mosè e c'è quest'uscita, ecco quest'uscita dall'Egitto verso la terra promessa, ecco questa è narrato nel libro dell'Esodo, per cui eh, si ripercuoterà poi ogni volta in cui c'è una massa di persone che esce, fuori esce dal, dal proprio posto e si dirige un altro, c'è cioè un esodo in, in massa, per cui, ma sappiamo che questo poi spiritualmente, ecco perché la Bibbia, abbiamo detto la puntata precedente, questo insieme, quest insieme di racconti che poi ci porta a una realtà spirituale, dirà l'Apostolo San Paolo che Gesù Cristo ecco, ci ha liberati dalle tenebre alla luce, per cui per andare a Cristo abbiamo bisogno anche noi di passare questo Esodo, cioè dalle tenebre, dalla prigione alla libertà che Cristo ci offre. Dobbiamo dire che la Bibbia è un libro completo e andiamo da quello che è la rivelazione a quello che è tutto l'ispirazione, poi la rivelazione, poi abbiamo storia, geografia, cosa manca alla Bibbia? L'Esodo potrebbe rappresentare anche fra la storia e la geografia, tutto quello che è stato poi il racconto dell'originale popolo di Dio, quindi come abbiamo sentito. Bene, cercheremo di approfondire come, eh, cautelando i nostri telespettatori, eh, chissà se nel prossimo futuro potremo dedicare poi ad, ogni, ad ognuno di queste realtà una eh, trasmissione molto più profonda e diciamo per una conoscenza specifica. Vogliamo concludere nostro, questa nostra trasmissione con un'altra parola, una parola che viene sovente usata da molti quando vedono che qualche cosa è bella e buona, oh, sembra una manna, la manna. Eh, e la affidiamo a Paolo, stavolta non mi sbaglio, perché dovevo distribuire le domande vanno distribuite fra i fratelli, fra i servitori. E eh, avevo scambiato un po' l'uno con l'altro, questo dimostra un po' anche... Eh, la nostra praticamente improvvisazione in qualche maniera e eh, eh, quindi andiamo a Paolo questo e eh, parlaci tu della manna. La manna sta a rappresentare proprio la provvidenza di Dio, eh, l'amore di Dio nei confronti diciamo dell'uomo e qui in particolare eh, nei confronti di un popolo, il popolo di Israele che gli chiama fuori dall'Egitto, da una schiavitù per portarlo poi attraverso una strada che è quella del deserto, in una terra fertile, una terra promessa, dove il popolo sarebbe stato libero e avrebbe potuto veramente eh, testimoniare della, della potenza di Dio, del, di questo Dio vivente. Ora la preoccupazione però di questo popolo, subito dopo essere entrato nel deserto, fu quella di, eh, di, di pensare di morire di fame nel deserto. Incominciarono a lamentarsi, se voi leggete la Genesi, e vi troverete davanti spesso il mormorio di questo popolo, mormorio nei confronti di Dio perché questo popolo ancora non aveva assimilato la fede, quindi la fiducia in Dio, ancora non comprendeva il senso di quello che Dio voleva fare a questo popolo. Per cui, non avendo fiducia, si lamentava ogni volta che eh, si trovava davanti a delle difficoltà e stando nel deserto temette di dover morire di fame e quindi pensò ai cibi che mangiava in Egitto, era meglio allora rimanere in Egitto, magari rimanere schiavi degli egiziani, ma almeno mangiare ogni giorno, adesso in questo deserto cosa mangeremo? E Dio promette loro di far scendere del pane dal cielo, quindi del cibo dal cielo, la cosiddetta manna, che poi quando scenderà essi la vedranno, ma non avendo, non avendo conoscenza di questo cibo, Uh, uh, diranno che cos'è, quindi ecco il, il motivo, l'etimologia del, della parola manna, che cos'è che cosa era in effetti? Era un cibo, noi lo leggiamo qui nel, uh, nell'ambito sempre dell'Esodo dice una cosa fine tonda, minuta come la brina sulla terra però questo era um, sufficiente per sfamarli, un cibo leggero, un cibo che uh, dava loro salute e senza, che, ingrassarli. senza ingrassarli, sì, <ride> ma la cosa, la cosa bella è che eh, la mattina quando si alzavano dovevano raccoglierla da terra nel deserto questa manna e ne dovevano raccoglierle secondo la propria necessità, per cui laddove qualcuno ne raccoglieva di più in malafede, pensando magari che il giorno dopo non l'avrebbe trovata, vedeva che quella parte in più Diveniva tutta corrotta, si deteriorava e quindi faceva i vermi. Questo ha un senso molto importante, volendo dire che ogni giorno l'uomo deve vivere fiducioso nelle mani di Dio e che non deve essere ansioso per il domani. Questa è una parola che ha detto anche il Signore Gesù a quelli che avevano creduto in Lui, dicendo di non avere ansietà e sollecitudine. Per il mangiare, per il vestire, di quello che sarebbe stato il problema della sopravvivenza del domani. Dice Dio, Vostro Padre sa di cosa avete bisogno. Cercate piuttosto il regno dei cieli e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi avere la massima fiducia in Dio, il quale manda questa manna dal cielo, vale a dire la Sua provvidenza, il Suo aiuto costante, giornaliero, sapendo quello di cui abbiamo bisogno. Il popolo. In questo caso, in questo racconto, doveva avere fiducia in Dio. Tutto il tempo, di fatti, che il popolo è stato nel deserto, non si è mai morto di fame ogni giorno, anche laddove, avendo disubbidito, è stato costretto a rimanervi 40 anni per 40 anni ogni giorno il Dio è rimasto fedele e ogni giorno essi trovavano la manna per sostenersi. Ovviamente qui c'è anche un altro aspetto molto importante. Quando abbiamo letto che Dio manda il pane dal cielo. Questo fa riferimento anche a qualche cosa che sarebbe avvenuto nel futuro: il vero pane che discende dal cielo per sfamare tutti gli uomini, tutta l'umanità. Qui c'era una manna che doveva soddisfare un popolo, che era il popolo israelita, nell'ambito materiale naturalmente. Tuttavia, la manna era sempre qualcosa che, venendo da Dio, dimostrava che lì c'era la spiritualità, c'era un Dio vero, spirito. Ma con la manna che viene dal, con il pane che viene dal cielo. Qui cambia aspetto tutto, è per tutti gli uomini e per tutto il mondo. Chi è questo pane? Cos'è questo pane che discende dal cielo se non Cristo Gesù? Egli stesso si definisce il pane che Dio manda sulla terra, il pane che possiamo mangiare tutti quanti e sarà proprio il suo corpo che egli dà impasto a tutto il mondo, a tutti gli uomini affinché mangiandolo questo pane possano vivere. Ecco che Gesù fa il paragone con quel pane che Dio ha mandato dal cielo agli Israeliti affinché vivessero sebbene nel deserto, con se stesso che il pane che viene qui da parte di Dio in questo mondo che è arido, in questo mondo che è veramente un deserto per quanto riguarda diciamo, la, la vita, affinché chi lo mangia possa vivere, nel senso chi crede in lui possa ricevere vera vita. Allora, a questo punto credo che il nostro tempo anche qui è andato ormai, si è esaurito. Continueremo su, queste, diciamo, su questa linea anche nella prossima trasmissione, quindi nel ricordarvi stessa emittente, stesso giorno, stessa so ora, il pastore Michele Romeo, Antonio Romeo, Paolo Malerba e Remo Cristallo vi salutano come di consueto con il saluto cristiano per eccellenza, che la benedizione del Signore sia sopra di voi. Alla prossima volta.